dopo una mattina di soldatore, il medagliere della lotta, la Davide Bianca, Open your eyes. Inside, in this wonderful city of the heart, and look around and see these beautiful avenues. Fantastico. Claudio Mosconi ha tirato fuori un'idea brillante di mettere di questo ferretto di qui che l'ha già quasi risoluzionata tutta. Poi dopo gli diamo una bella aggiustatina a questa saldatura ad minchiam. La madama, hai tutti i comfort. Le ginocchine. Ah, vuoi un cuscino? Ce l'ho, eh? No, scherzo. Allora, intanto c'è un cuscino tigrato. Vabbè, se tira. Open your eyes. Inside, in this wonderful city of the heart. Che gusto vedete saldare così. And see these beautiful avenues. Allora abbiamo avuto uno scambio anche con Walter, no? Walter cosa dei? Sì. Dice, e quindi allora cosa vuol dire? Che il virus non c'è? Come il virus non c'è? Sono sempre, anzi, sì, c'erano prima di noi, cioè, non è che il virus non c'è. Non è che si ammazza, no? Ecco, appunto, questo è il mio discorso. Vuoi andarci a dirci? Vedi la manipolazione che com'è radicata? No, ma infatti, ma ti tutti i giorni, i morti, ma non ho capito perché non mi ha detto nessuno. Morti, tutti quelli che sono morti perché gli ha preso l'influenza e sono là, gli hanno già mezzi di bombi. E poi perché non ammetti che hai avuto delle infezioni sbagliate inizialmente? Intubali, 8 su 10, purtroppo sono morte. Non è che devi sostenere per forza, cioè che è andata male, cosa ci vuoi fare? Diventa la storia, l'intervento è riuscito benissimo, i pazienti sono morti. Cioè, ma è un dettaglio. Sì, esatto, perché altrimenti è uscito bene. Ma sento morto. Che figata. Questa è la scorica che deve andare via. Sì, sì. Con gli elettrodi funziona così. Vediamo che faccia fare. Figation. No, io non lo voglio fare. Un po' più indietro? Prova. Ma io comunque lo apro un po', gli faccio una colatina di cemento. Lo puntello, lo metto in posizione, fai il coso di cemento. Di fronte alla stella. Bene. Ok, quindi adesso lo tengo io, ci do un primo punto. Allora, interrompo il video, qui c'era un pezzo di ferro maschiato dentro che era fatica a cavarlo, allora che era fino qui, io gli ho fatto questa saldatura un po' da cazzo. Vuoi una scala? Sì, dopo magari c'è una scala.
è un po' lo stesso, lo diciamo. Secondo me lo aiutiamo molto anche da dire. La bacchetta? Stavo cercando. E va bene? Proviamo con una corda a vedere che calo lì, che calo là, a vedere. E dopo trovare un filoncino così, forse non c'è altro qui per mettere. Perché sarebbe stato un filoncino così. Bello rigido, va a finire. Vuol dire che non fa la luce. Non mica poco. Già. Che bel magalone. Rosso fuoco. Penso che sto ferro non l'ho mai voluto buttare via perché tutto prima o poi un giorno sto tridente mi piaceva. Cosa salvavo io? Poi ho fatto vedere che ti schiamate aventando il fuoco la notte, a questo grado, quando gli ho raccontato che io sentivo il flesso quando sento il stacco subito, perché capita una cosa. Ti dica a Pomodoro, tu mi dici? Ma che dico di lì? Ma così non sta fermo. No, con questa qui. Non ti dico cosa lo usava. Per il passetto. Bravo! Guarda. Per quello che dobbiamo fare. È il ferro ideale. Quando facevamo le piattaforme, lì ai piomboni, Marini, ci sono dei forni apposta per tenerli sempre caldi, sugli 80-90 gradi. E noi che quando andiamo a soldare avevamo dei fornetti portati. Vuoi la bacchetta? Di quelli verdi. Sembra un po' lombardo dell'aria. Vedi che ogni tanto mi fermo, no? Perché una cosa che è molto sfugge, che in fase di fusione è liquido. E quindi esco. E allora dai un puntino che si raffredda. Is something that resides within. Verde. Numero telefono? Quello nuovo, quello pulsare? Sì. Ma dovresti averlo, dovresti avere le chiamate che ti ho fatto, se non l'hai. E allora questa storia che diventa liquido, succede che una volta ti capitano delle saldature, no? Dove hai degli incontri. La faccia della Conte mi ricorda Claudio Mosconi. Invece no, devi mantenere il livello. Ma è importante stare diciamo a livello dell'orizzonte. Sì, perché dopo quando diventa liquido va a livello. Ah, è vero. E dice tipo foglio con una parte, come questa. Ci ho messo un po' di tempo, perché dopo sai, quando sei autodidatta che impari da solo. Hai imparato da solo? Ma inizialmente sì. Mi ricordo, prendi il top 3 lì alla Sarok, non è mai andato in moto, quella non ho montato.
presi la politica lì, sono fra i più giovani. La Ravenna, che perché di solito vai nelle botteghe degli artigiani e fai l'acquistato qualche. E dopo la mattinata di saldatura ho finito di aggiustare le cose scultore. Ho aggiunto il piede che deve essere poi finito, ho aggiunto le bugne qui, il gonnellino e qui dietro. E adesso lui dovrà essere completato con le medaglie, e questo diventerà il medagliere. Probabilmente le metterò lassù le medaglie. Questo è la saldatura che lui ha fatto, il ferro, che verrà reso anche lui artistico.